per Primavera degli studenti e Sinistra Universitaria do la parola a Valeria Cigliano. Le studentesse e gli studenti universitari sono con voi in questa piazza. Siamo al fianco delle opposizioni parlamentari, dei sindacati e del mondo dell'associazionismo per portare la nostra rabbia nei confronti di un governo che sta facendo di tutto per cambiare le regole della nostra democrazia e per smantellare ogni forma di dissenso. Un governo che non ha paura di mostrarsi per quello che è. Un governo che dopo le scandalose immagini portate alla luce dall'inchiesta di Fanpage non si pronuncia nemmeno. Nemmeno una parola sulla giovanile adulata dalla Presidente Meloni che tende le braccia e fa i cori fascisti. Nessuna presa di distanza da chi rimpiange i tempi più bui della nostra storia. Ma noi questo governo lo conosciamo bene. Non avevamo bisogno di queste immagini per sapere che questo governo è nostalgico dei metodi autoritari e fascisti. Lo abbiamo sperimentato sui nostri corpi con i manganelli e la violenza con cui sistematicamente reprime il dissenso. Sia dentro l'università, quando le studentesse e gli studenti vengono manganellati perché manifestano contro un genocidio e manifestano per chiedere la pace, ma anche dentro i luoghi della democrazia, nella Camera dei Deputati, che pochi giorni fa è stata teatro di una rissa in risposta a chi protestava contro l'autonomia differenziata. Un disegno di legge, quello dell'autonomia differenziata, che non fa altro che dividere ulteriormente il paese, che rafforza le regioni più ricche e lascia indietro quelle che avrebbero più bisogno di sostegno e investimenti. Un disegno di legge che andrà a frammentare ancora di più il sistema universitario che è già al collasso, alimentando sempre di più la dinamica di università di serie A e università di serie B, che costringerà le studentesse e gli studenti a cambiare regione per avere diritto a un'istruzione di qualità. Servono fondi e investimenti strutturali nel sistema scolastico universitario, altro che ulteriore frammentazione e disuguaglianze. Serve potenziare gli enti regionali per il diritto allo studio, perché non è possibile che in alcune regioni si parli ancora di donne non beneficiari, di fondi pubblici stanziati per residenze private di lusso, invece che per combattere il tema del caro affitti. Non faremo un passo indietro sul nostro diritto allo studio. Continueremo a riempire le strade e le piazze fino a che non sarà garantito un welfare universitario per tutte e per tutti. Perché studiare in università non deve essere un privilegio, ma un diritto garantito. Ma evidentemente parlare di uguaglianza e pari opportunità non è una priorità per questo governo. Lo è invece la riforma del premierato, una misura che punta a rafforzare ulteriormente il ruolo della maggioranza e a schiacciare quello delle opposizioni, annullando ogni forma di pluralismo e di parvenza democratica. A questi disegni di legge che mirano a smantellare la nostra Costituzione e i principi della democrazia, noi rispondiamo con questa piazza pienissima. Nessun manganello, nessuna censura, nessuna repressione potranno fermare la nostra rabbia. Non abbiamo paura di loro, non abbiamo paura di definirci antifasciste e antifascisti. Viva la Costituzione!